anni. Per tre anni avremmo voluto celebrare questa conferenza stampa e annunciare il ventennale, ma non ci è stato permesso. Oggi finalmente arriviamo all'ACME, un percorso culturale che, ripeto, ha riguardato 20 anni e che per me, come giustamente ricordavi, in realtà è un doppio appuntamento, perché io festeggio il decennale del mio impegno nel Palio del Barone e nel contempo è il ventennale di questa manifestazione. E quindi ecco, sono emozionato sia come cittadino che a vario titolo ha partecipato negli anni a questa manifestazione, ma soprattutto, come ben dicevate, come assessore al turismo e alla cultura. Noi definiamo il Palio grande evento, ma per definirlo bene dobbiamo capire anche il valore simbolico che va oltre l'evento ludico e di intrattenimento, che indubbiamente lo rende la punta di diamante del nostro calendario. Io ritengo che il Palio abbia un valore simbolico importantissimo per tutta la comunità di Tortoreto. E per comunità mi riferisco sia ai visitatori che ai cittadini. I cittadini in questa serata riscoprono le loro origini storiche, quindi vanno a riscoprire dei fatti che li riguardano atavicamente, che hanno nel DNA, e quindi comprendono anche l'importanza magari di questo territorio. E nel contempo anche i visitatori che forse amano Tortoreto ancora più di noi, perché la scelgono non per nascita ma come meta delle vacanze, e i visitatori scoprono appunto che questa terra non è fatta soltanto di magnifica spiaggia, di belle colline, ma anche di un eccezionale centro storico che ha ospitato dei fatti e delle vicende medievali di grande importanza. Quindi ripercorrere tutti insieme in questa serata, secondo me, ha un valore enorme, perché accresce il senso di appartenenza a Tortoreto ed anche inorgoglisce di far parte di questa terra, ugualmente per cittadini e visitatori. Quindi è davvero un momento di comunità molto importante. Naturalmente, come dicevamo, Ennio ce lo ha ben esposto, anche quest'anno un programma sempre migliore, quest'anno davvero si sono superati. Io ecco, ho avuto l'onore e il piacere anche stavolta di affiancarli nei vari incontri, nelle varie riunioni, quindi ho seguito un po' lo sviluppo e la direzione che questo programma ha avuto, che è stata condivisa dall'amministrazione comunale, di concerto col sindaco e con i colleghi. Quindi avremo due serate davvero di grande intrattenimento, non facili da trovare in altre località della regione e non solo. Due serate che, come abbiamo detto, rispondono anche a livello di collocazione ad una esigenza che l'amministrazione comunale aveva palesato, ovvero quella di differenziare i due pubblici. Per da un lato andiamo ad intercettare i turisti di fine luglio e dall'altro un pubblico completamente diverso, perché sapete che c'è un cambio di visitatori netto fra i due mesi, quindi allarghiamo la platea dei visitatori, offrendogli anche già una prima serata che, sebbene noi la definiamo serata inaugurale, prologo, in realtà è una manifestazione a tutti gli effetti. Noi la definiamo così in rapporto al grande evento del Palio, ma in realtà è una serata completa. E poi nel contempo facciamo in modo che il visitatore che gli altri anni magari vedeva la sfilata al Lido e tra virgolette era già soddisfatto, abbia un motivo in più per salire al centro storico e, come dicevo, conoscere questo territorio. Quindi io non posso far altro che ringraziare ancora una volta l'Associazione Due Torri, tutti i suoi volontari, il direttivo e naturalmente il presidente Ennio Quercioni, che molti di voi lo sanno, si dedica anima e corpo a questa manifestazione, quest'anno probabilmente ancora di più degli altri anni. Anche con la firma in mano. Giusto per puntualizzare. Proprio perché ripartire dopo tre anni in cui il mondo obiettivamente è cambiato, l'abbiamo visto anche noi nell'organizzare le manifestazioni comunali, come tante sono le cose che sono cambiate, ripartire non era facile, non era scontato, ma non si è mai perso d'animo, nonostante talvolta le difficoltà lo incoraggiassero in questo senso. E quindi davvero a lui e ai suoi collaboratori un grande ringraziamento, perché, ripeto, il Palio non è un evento semplice, è una piccola impresa, perché davvero il programma è vasto, anche, come diceva Ennio, ironicamente le risorse impegnate sono tante, e anche qui voglio approfittare per ringraziare anche il sottosegretario D'Annuntis, che è pur vero che la regione ci sta sempre a fianco, ma non sempre ci ha dato un sostegno di questo genere, quindi penso che sia giusto anche ribadirlo. Tanto sapete che ci lega una stima professionale oltre che personale, ma insomma, al di là di questo, noi siamo stati sempre in ottimi rapporti con tutte le amministrazioni, però non sempre le amministrazioni hanno dimostrato questa attenzione. E ripeto, quindi le somme impegnate al Palio sono grandi, proprio perché grande è l'impegno negli spettacoli. Per concludere sul programma, quello che mi è piaciuto molto durante appunto i vari incontri è che andiamo a coniugare bene degli elementi tradizionali, che sono quelli che tutti si aspettano dal Palio, con degli elementi di novità, con degli elementi
di qualità diversa e sempre superiore, quindi il palio potrà soddisfare sia chi non l'ha visto mai e lo vede per la prima volta, e chi invece magari ne ha sentito la mancanza, tornerà a vederlo e troverà comunque una freschezza e degli elementi di differenziazione. Concludo dicendo appunto che dopo aver impersonato negli anni arciere, cavaliere, una volta in un'occasione ho sostituito anche i baroni alla corte di Apicena perché erano impossibilitati, torno con grande piacere a impersonare il magistrato del comune di Tortoreto. Per me capirete che ancora una volta, essendo la decima occasione, è una grande emozione e dimostra ancora di più la vicinanza dell'amministrazione comunale, che però, come ben dicevamo, è dimostrata, come diceva il sindaco, anche dalla presenza in questa occasione, ma soprattutto dal lavoro che tutta l'amministrazione svolge nel supportare l'organizzazione, perché è chiaro che l'assessorato al turismo l'affianca per certi aspetti, ma poi ci sono tanti altri settori impegnati e tutti quanti lavorano all'unisono per realizzare queste due magnifiche serate che sono certo saranno indimenticabili e che avremo il piacere di condividere con cittadini e visitatori. Grazie Ennio e alla situazione di Berlino.